51esimo anniversario della strage di Piazza Fontana. 17 vittime, ordigno collocato dal gruppo terroristico di estrema destra, Ordine Nuovo. Giovanni Arnoldi, Giulio China, Eugenio Corsini, Pietro Dendena, Carlo Gaiani, Calogero Galatiotto, Carlo Caravaglia, Paolo Gerli, Vittorio Mocchi, Luigi Meloni, Gerolamo Papetti, Mario Pasi, Carlo Perego, Oreste Sangalli, Angelo Scaglia, Carlo Silva, Attilio Valè e infine, anche se non è morto in questa banca, ricordiamo Giuseppe Pinelli, caduto in cura a Milano. Sindaco, una cerimonia particolare quella di quest'anno? Sobria necessariamente, volevamo limitare ovviamente i tempi, non di meno il significato è importante quest'anno, lo può essere visto anche in un modo particolare, noi siamo una comunità anche giustamente impaurita, ma dobbiamo ricordarci cosa a Milano è stato fatto e quindi la forza, il valore morale di chi ci ha preceduti, l'energia di questa città e quindi più che mai in momenti così difficili è importante guardare indietro e pensare al futuro, per cui essere qua, non so, quest'anno mi dà ancora più emozione del solito. Domani la Lombardia diventa zona gialla. E cosa si sente di dire in questo momento? Diciamo, c'è il rischio, c'è la possibilità appunto che i comuni ora possano ritornare a le persone che vivono in comuni diversi possano ritornare a incontrarsi, secondo lei è un rischio eccessivo? Ma io in questo momento starei prudente in generale, insomma abbiamo fatto un grande sforzo, non credo che questi sforzi vadano vanificati, quindi credo che debba prevalere l'idea della prudenza massima possibile, giusto che il commercio, i ristoranti, i bar lavorino, però ecco, stiamo tutti molto attenti perché abbiamo tutti capito non solo i rischi della cosa, ma anche che in funzione dei tempi di distribuzione del vaccino fino all'estate, insomma, si dovrà fare fatica, quindi non vanifichiamo il lavoro fatto. Per cui io personalmente non ho mai chiesto in queste settimane di allentare le misure e non lo chiederò.